Ma voi non sapete neanche quanta goduria ho di vedere la Juve giocare a calcio con Thiago Motta. Una cosa meravigliosa, giocatori che si intendono, che sanno dove mettere la palla e come giocarsela. Anche se in certi frangenti all'inizio, ogni volta, la Juve deve sperimentare l'avversario, e provare a fare delle meccaniche giuste da poter penetrare in spazi piccoli, spessi, non vanno tanto a tenersi la palla, non più di tanto, però si sta vedendo una bella Juve che sa quello che deve fare in campo, grazie a questo allenatore che abbiamo, che è Thiago Motta. Thiago Motta, non dico top, aspettiamo, anche se è la seconda giornata di campionato, ma contro il Verona non me l'aspettavo. Anche se il Verona ha battuto l'Inter per 3-0, noi abbiamo fatto l'incontrario. Ma 3-0 non me l'aspettavo. Bene, e per dire queste cose qui, E per dire queste frasi qui senza impallarmi, è un fatto positivo, perché mi è venuta voglia di tifare Juventus e di vedere la Juve fino alla fine. Ma ve lo ricordate con Allegri? Meglio ricordate con Allegri, non è neanche da menzionarlo, non è neanche da menzionarlo perché non vale neanche la pena. Ma ormai c'è un'organizzazione dentro, c'è voglia di comunicare con la squadra. Un'altra roba, ragazzi. Adesso Vlahovic è più rilassato quando ha davanti la palla, ha in possesso la palla un pochettino. Dai ragazzi, dai, ma dopo c'è anche sincronismo nei passaggi, c'è la volontà di mostrarsi, di, non so, di fare gioco, di avere un qualcosa che la Juve non aveva, ragazzi, non aveva niente con Allegri, non aveva niente. Ragazzi, non stiamo lì a parlare di risultato, di 1-3-0, non interessa niente. Noi, fino adesso, vediamo come giocherà la Juve nelle prossime partite. Perché con Thiago Motta ci sarà tanto da divertirsi e dopo ci saranno altri innesti di giocatori nuovi che devono arrivare. Che tanti dicono che ci saranno tanta qualità e che la Juve deve ancora arrivare, deve ancora essere fatta, deve essere ancora completa. E con Motta il meccanismo di mentalità c'è di più di quello che ci aspettavamo, anche se siamo nella seconda partita di campionato. E questo a noi tifosi ci basta. Ci basta perché abbiamo visto una Juve diversa, una Juve combattente, una Juve che corre, una Juve che pressa, una Juve che... dai, Allegri! Allegri!
Hai distrutto tutto quello che c'era da distruggere. Te, preparatori atletici, dirigenza che c'era prima. Un'altra cosa, un'altra cosa. Il gioco è semplice. Il gioco del calcio è semplice. Basta passare ai giocatori con la maglia uguale. Cazzate. Cazzate. Non c'è nulla da discutere. Motta ha dimostrato di avere quella programmazione anche durante le conferenze stampa, che sa già cosa dire senza dire niente. Perché non si scopre, gli allenatori, i giornalisti gli chiedono un pochettino quello che pensano di poter chiedere, ma lui zittisce tutti. E devi dire solo i fondamentali, il fondamentale e parla di calcio in maniera tranquilla, senza giri di parole. Oh, ma dove siamo? In un altro livello, in un altro pianeta. In un altro pianeta, ragazzi, in un altro pianeta, in un altro pianeta siamo, in un altro pianeta. Oh, dai che siamo, dai, la strada è giusta, dai, dai, the road, it's okay, bene. Posto. Dai. Dai. Posto. Dai. Ah, ragazzi, dai, giocatori che si capiscono in campo. Giocatori che hanno voglia di vedere segnare, tifosi che vogliono vedere la Juve vincere. Anche se siamo alla seconda partita di campionato, però si è visto che già le basi del calcio, di come si gioca a calcio, non dico che sono superate, ma sono migliorate di un bel pezzo. E con Motta si vede la differenza. E si vede la differenza. Allegri, manco che zero. 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 Non so neanche cosa che era. Niente. Adesso gli allegrani, zitti. Hanno cambiato sfonda. E sono zitti. Chissà perché, non, adesso non sanno neanche dove pararsi, perché non hanno sbocchi, non hanno niente da ricriminare, da dire, da parlare, no, è questo quello che vogliamo. Tranquillità, gioco del calcio, sapere giocare a calcio, giocatori che sanno quello che devono fare, mentalità giusta e avanti così. A posto. A posto. 3-0, anche tanto, noi non pretendiamo sempre di vincere le partite, qualche sconfitta ce la possiamo anche meritare, ma giocando a calcio, basta, non prendere sonno
ad ogni partita, ma divertirci, divertirci a vedere giocare calcio e finalmente Motta, almeno un allenatore che dice, che dà risposte certe di quello di dove ha sbagliato. Dove ha sbagliato. Se Motta sbaglia qualcosa, lo dice. Lo dice. Lo fa capire. Lo fa capire. Parlando. Trasmettendo qualcosa alla squadra. Che prima con Allegri, zero. Niente, a posto ragazzi. Non, scusate la lunghezza del video, ma c'era da dire un qualcosa che prima ce l'avevo qua, che bisogna che le butto fuori, perché con Allegri non potevi dire niente, perché non voglio, però si è vista la differenza, e con Motta c'è e l'ha dimostrato. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e lasciamolo lavorare, ma lavorare in maniera tranquilla, in maniera giustificata, in maniera professionale, Ciao ragazzi, sempre adesso, come sempre adesso possiamo dirlo, forza Juve, anche se siamo nella seconda partita, ma a me non mi interessa il risultato, non mi interessa se perdiamo, ma almeno perdiamo con dignità. Non possiamo sempre vincere le partite, ma ovviamente bisogna avere la forza di dire ho sbagliato. E con questo allenatore c'è la voglia, c'è la motivazione degli sbagli e degli errori, se ci devono essere. Bene, ciao ragazzi, e i giocatori che devono arrivare, ma siamo pieni di giocatori, punto, possiamo fare anche una terza squadra. Bene ragazzi.